Diaduito a tutti. Questo video è in collaborazione con la simpaticissima e sorridentissima Paola Style. È stata una cosa pensata proprio in un 448 da parte mia e accettata con gioia da lei. Ora non lo so se vedrete prima questo o un altro video in collaborazione. Nel dubbio io non vi anticipo di cosa parla l'altro video, così quando sarà il momento ve lo andrete a vedere. In questo video io e Paola parleremo del nostro concetto di famiglia. È ormai sotto gli occhi di tutti che la classica famiglia tradizionale, come la vorrebbero intendere soprattutto nella nostra classe politica, non esiste più. Ma quello che io vorrei dire è che questo non è stato un cambiamento portato solo, esclusivamente e soltanto dalle famiglie omogenitoriali, cioè con due partner dello stesso sesso. E non voglio assolutamente che questo video si incentri solo e soltanto sul tipo di famiglia che potrei formare io in quanto uomo gay. Ma la difesa primaria che io voglio portare è in tutte le famiglie dove c'è amore. Che detto così può sembrare una frase fatta, ma quanto è la prima cosa che è mancata a me, fidatevi che non è una frase fatta nel mio caso. Fino a qualche decennio fa, per esempio, i figli delle persone divorziate erano stigmatizzati e allontanati perché lasciarsi dopo il matrimonio era considerato una sorta di peccato mortale, a volte addirittura anche prima del matrimonio. Però oggi è normalissimo vedere famiglie che sono formate da un solo genitore, quindi o solo dalla mamma o solo dal babbo. Oggi è normalissimo vedere famiglie che sono formate da un genitore, diciamo biologico, quindi quello che ha concepito il figlio, e da un'altra persona che magari non è il genitore biologico, perché il genitore biologico si è rifatta una vita. Ma questo non vuol dire necessariamente andare in disaccordo. Si le chiamano un po' le cosiddette famiglie allargate. Magari questo nuovo compagno o compagna porta con sé un figlio o una figlia, e può anche andare benissimo, nel senso che i due figli si possono con il tempo, con la conoscenza, percepire anche come fratelli. Quindi questo è un esempio. Oppure, che ne so, qualche settimana c'è posta per te, guardavo una sorpresa di quattro donne, diciamo così, quattro donne perché... No, scusate, tre donne perché praticamente la più giovane è una ragazza di 18 anni, ha perso la mamma. Fortunatamente la zia è riuscita ad ottenere l'affido di questa ragazza e questa zia aveva a sua volta una figlia che per questa ragazza è diventata una sorella più che una cugina, e vivono tutte e tre insieme. Mi sono sembrate sinceramente tre persone normalissime, tre persone felici, tre persone che si amano. E io non so se qualcuno delle tre è gay o lesbica, però io ho visto tre persone felici, e questo è quello che ho da dire. Abbiamo persone che decidono di avere figli senza avere un compagno o una compagna perché magari, diciamo così, se lo possono permettere, perché purtroppo avere un figlio per vie non naturali ha un costo
non indifferente. Abbiamo persone che sì, hanno un figlio per via naturale, ma poi la storia va male e magari per le sue proprie convinzioni sceglie di non abortire questa donna o ragazza, quello che... Ma se lei ha la possibilità di mantenerlo, la mia domanda è: perché no? Perché no? Perché non può avere un figlio? Perché non può avere un figlio? Scusate, questi sono gli effetti dell'essersi fatta la barba prima di fare il video. Dicevo, perché non può avere un figlio una ragazza che comunque se la sente, una ragazza che comunque, che ne so, mettete caso all'appoggio dei genitori, dei nonni, quindi queste tanto evocate figure maschili e femminili ci sono. Scusate se mi strizzo l'occhio, semplicemente, come ho detto prima, ho fatto la barba e qualche pelo deve essere andato nel posto sbagliato. E quindi perché no? E poi beh, in ultima battuta, ma non certo per importanza, mi lascerete spendere qualche parola sulla famiglia omogenitoriale. Innanzitutto, anche qui, cioè, qui c'è un discorso comune che non è per forza proprio delle famiglie omogenitoriali, cioè, così come ci sono uomini e donne che scelgono di non avere figli, io in questo momento rientro tra le persone che non se la sentono di avere figli. Perché vedo un mondo brutto, perché vedo che devo ancora risolvere me stesso e sì, sostanzialmente anche per non avere ancora una persona che mi ami, mi accetti per quello che sono, magari mi migliori con la forza dell'amore, perché migliorare non è cambiare, ricordatevelo. E però non so, magari questa idea nel futuro potrebbe cambiare, e soprattutto non è data dal fatto che sono gay nella maniera più assoluta, perché nel momento in cui io starò meglio con me stesso, penso proprio che potrei crescere un bambino al pari di chiunque altro, o una bambina, che poi è uguale, insomma. Si dice bambino in generale perché nella lingua italiana tendiamo a far vincere il maschile, non so perché. Però ecco, io penso che nel futuro potrei davvero, in questo momento no, perché ho ancora bisogno di lavorare su me stesso, ho ancora bisogno di avere più autostima in generale, perché per me la sessualità non è stato difficile accettarla, al contrario. Tutto ciò che non ruota attorno alla sessualità, quindi disabilità, lati di carattere, eccetera, eccetera, sono ben lontani da. Però ciò non toglie che ci sono fior fior di studi, fior fior di famiglie arcobaleno dal vivo. Tempo fa su Real Time, per esempio, c'è stato un servizio chiamato di fatto famiglie che io ho guardato. Nonostante non ho la televisione, nonostante non seguo Real Time, perché la cosa mi toccava vicino, è stata qualcosa di commovente, specialmente il babbo Mario, di cui sto cercando di ricordare in tutti i modi, mi ha commosso profondamente, perché vedere una persona che comunque, non lo so ora quanti anni abbia, però ha fatto una fetta di vita con gli occhi lucidi e con la commozione negli occhi, come se la figlia gli fosse nata il giorno prima, quando invece la figlia è già mamma ormai. È stata veramente una cosa che mi ha attaccato profondamente, e quindi sto cercando di contattarlo. E a proposito di Facebook,
infatti io vorrei dirvi che ho deciso di riaprire la pagina gestendola con un account secondario, perché col mio profilo privato ancora non me la sento di rientrare, mi fa stare male perché ci sono delle persone che mi vogliono tenere aggiunto e costretto a vedere la loro brutta faccia e poi non cagarmi. E a me sta cosa non va, rientrerò quando ne avrò voglia. Pensavo in concomitanza con qualcosa di bello, magari, siccome ci sono degli amici virtuali che sembra che mi vogliano venire a trovare. Io mi auguro che sia vero, mi auguro che non sia un sogno. Comunque, sto divagando troppo come al solito, vi chiedo scusa per questo. La sostanza di quello che vi voglio dire è che la famiglia è dove c'è amore. Io purtroppo questa fortuna non l'ho avuta e penso che se anche fossi stato con una donna, comunque ci sarebbero stati lo stesso dei problemi. E forse è anche questo che mi ha aiutato a separare completamente l'omosessualità dai problemi che ho avuto in famiglia. Quel che è certo è che io avrei preferito mille volte essere cresciuto da due uomini o da due donne, piuttosto che purtroppo quello che ho vissuto. La cosa probabilmente brutta sarebbe stata una mancanza di legislazione, che in questo momento non c'è, soprattutto per i figli, per le coppie forse qualcosa si sta finalmente muovendo. Però non voglio discostarmi troppo dall'argomento del video, anche perché potrebbe essere argomento di futura collaborazione un'altra, non questa che sto facendo con Paola, quindi non mi voglio discostare. Naturalmente vi lascio il link al canale di Paola, se riusciamo, anche al video, perché sì, vorremmo far uscire i video insieme come in ogni collaborazione che si rispetti. Vi rilascio il link della pagina Facebook perché siete ancora in 136, qui siamo circa 742 mentre sto registrando, quindi se volessimo portargli un pochino di parità a questa pagina, cosa ne dite? Vi saluto, vi chiedo scusa per l'incidente dell'occhio, spero di non avervi fatto troppo spaventare, ma sono cose normali. E noi ci vediamo al prossimo video, allora. Ciao belli!